Salve, salve a tutti, cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io, come sempre, sono Fabrizio ed eccoci qua in uno di questi miei video. Oggi, ragazzi, voglio condividere con voi una giornata di gioia per me e per, soprattutto per, insomma, per tutti noi amanti dei fumetti, perché, ragazzi, io oggi ho raggiunto veramente una felicità estrema perché penso che per qualsiasi amante del fumetto, di un qualsiasi personaggio, ma in generale dei fumetti, riuscire a mettere le mani su qualcosa di così prezioso, non tanto sul versante economico, ma più che altro proprio sul prodotto in sé, proprio sul vissuto del fumetto e su quello che ha dato e che può aver dato proprio il fumetto in stesso a persone, a generazioni. Perché? Perché oggi, ragazzi, vi racconto cosa c'è dietro a questo, cosa c'è dietro a questo recupero che ho fatto. Allora, intanto vi mostro quello che ho recuperato e poi vi racconto la storia che c'è dietro questo recupero. Allora, quello che stringo tra le mani è un pezzo di storia, perché è un pezzo di storia. Ora io non so effettivamente il suo valore, perché ci sono vari valori, varie valutazioni in giro. Io ho avuto la fortuna insomma, mi è stato donato e quindi ha un valore ancora più più importante, perché sono stato scelto io per custodire questi per me sono gioielli. Sto parlando del numero 1 di Tex, la mano rossa. Eccolo qui. Questa è l'edizione edicola grande. Scusate ragazzi, se guardo la telecamera, se magari vedete adesso abbasso lo sguardo, perché come sapete ho cambiato la telecamera nuova e ancora mi devo abituare ai nuovi standard di questa videocamera che mi è stata regalata per il mio compleanno di mio fratello, quindi devo ancora abituarmici. Però, insomma, ragazzi, mi avete detto tutti quanti che insomma adesso è meglio rispetto a prima. Però torniamo alla cosa bella di questo video. Questa è l'edizione edicola grande. Ora, voi che sicuramente sapete più di me, magari chi mi ascolta, che valore possono avere questi fumetti che adesso vi mostro, eccetera, eccetera, scrivetemelo nei commenti. Questo albo è l'edizione edicola grande di Tex la mano rossa, il numero 1, in condizioni perfette. È bianco, le pagine all'interno sono bianche. Io li ho presi e li ho subito imbustati. Tutti quelli che vi mostro sono in questo stato. Non è come tanta gente che vi dimostra, sono quelli dei mercatini sfondati. Questi sono tutti così. Io li ho presi, erano senza questa persona, questo amico me li ha date praticamente aperti, li ha tenuti così bene. Questo è del 64, perché c'è scritto all'interno. Ora però facciamo una cosa, ragazzi. Io ve lo apro, anche se mi fa male, per farvelo vedere ancora di più. Come potete vedere, le pagine, adesso lo apro pianissimo. Vedete il colore delle pagine come sono? Bianche. Io adesso vi dico, aprendolo, effettivamente di che edizione è. Stiamo parlando del marzo 64. Piano piano, c'è scritto qui, sperando che metta a fuoco. Non sta mettendo a fuoco. Vabbè, comunque è del marzo 64. Voi che chiedo un vostro parere, così per me, insomma, il valore, pensando che questo fumetto ha quasi 60 anni, per me, già per me ha un valore enorme. In più, adesso vi racconto cosa c'è dietro questi numeri, perché ripeto, mi sono stati regalati e praticamente cosa succede? Questo è il numero 1 contro 20, uno dei miei preferiti, ripeto, tutti quanti così sono. Allora, praticamente io quando ero più piccolo andavo a casa di questo mio, diciamo, vicino, dove lui aveva tutti questi fumetti di Tex, tutti quanti. Aveva tre stelle, tutti quanti, andavo lì, me li faceva leggere, perché insomma, mi ha visto crescere, eccetera, eccetera, tuttora ci parlo, è una bravissima persona. Però
Però questi qua che adesso vi sto, vi mostro, esattamente dall'1 al numero 16, lui non li faceva aprire a nessuno, perché per lui aveva un valore inestimabile. Perché? Perché erano il nonno, che dati dal padre e poi attorno di lui. Quindi sono passati per 3 generazioni in mano, in più l'hanno letti anche altri parenti, però sempre con la massima cautela. Dopodiché lui li ha presi, li ha tenuti lì da parte, chiusi dentro un armadio, e l'altra collezione che ha... Io ovviamente mi ha visto crescere, ma abbiamo anche un altro rapporto, insomma, siamo amici alla fine. E lui sa che io ho questa passione per i fumetti. Ogni volta scherzando mi dice, io gli dicevo sempre, ma tanto, ma poi quei fumetti lì me li darai a me, scherzando, ridendo. Ma lui mi diceva, un giorno te li darò. Io sapevo che tanto non me li avrebbe mai dati. E invece, ragazzi, come potete ben sapere, come già vi ho detto, insomma, pochi giorni fa ho compiuto 30 anni. E quindi lui mi ha omaggiato dicendo: non ci sarà una persona migliore di te che potrà tenere questi fumetti bene. Quindi, ragazzi, me li ha regalati dall'1 al 16 in questo stato. Io neanche li volevo accettare, perché sì, io li volevo, perché sapevo come erano messi, perché me li ha fatti più volte. Però non li volevo prendere, perché è una cosa di famiglia. E lui mi ha detto: no, se so che stanno nelle tue mani, ci saranno per sempre. Quindi, meglio che li tieni tu, che sei un appassionato. Io ormai. Vabbè, lui dice ormai a una certa età è bello se te li godi tu. Quindi me li ha passati dal nonno al padre, lui, e a me, visto che non ha figli, li ha lasciati a me. Quindi io non sapevo cosa dire, neanche li volevo prendere, ragazzi, perché veramente gli ho voluto fare un piccolo regalo, però neanche lo voleva prendere, si stava quasi offendendo, io glielo ho fatti lo stesso. Non dico cosa gli ho, se gli ho, insomma, non vi dico cosa gli ho fatto, cosa gli ho dato, eccetera, eccetera. Perché rimane, insomma, una cosa privata, però la voglio condividere con voi. Gli ho anche detto che avrei fatto un video dedicato per questa gioia immensa che mi ha dato. E quindi questi fumetti per me è l'apice, ragazzi. Poi potete dirmi: non valgono niente, sono ristampe, quarte ristampe. Però io ho in mano dei fumetti che hanno più di 60 anni, quasi 60 anni, non so. Quindi, ragazzi, per me non c'è più niente. Questa è la cosa che ha più valore in tutta la mia collezione. Questa qua, per me, ha un grande valore. Poi, se ce l'ha pure economicamente, o se nel futuro l'avrà, perché secondo me l'avrà, perché comunque qualcosa varranno, perché io li vedo questi qua ai mercatini, ma sono sfondati, messi male, e in questo stato non li ho mai visti. Non li ho mai visti così perfetti. Hanno 60 anni, ragazzi, sono veramente, sono meglio di tanti fumetti che io vedo nei mercatini che c'erano qualche mese, la gente li sfonda perché non li tengono con la cura. E questi per me hanno un valore enorme, ragazzi. Se pensiamo a quanta gioia in quegli anni lì, che magari lui li faceva leggere, li ha letti lui, il padre, tutti quanti, poi altri parenti, altri amici, però sempre tenuti così, è veramente qualcosa di unico, di eccezionale, ragazzi. Io sono strafelice di questo e mi inorgoglisce che ha scelto proprio me per darli, per tenerli, e io li terrò come più dell'oro. Questo per me è più dell'oro. Sia per tutti i valori che vi ho detto. Questa è storia proprio. Quindi cosa vuol dire ancora una volta? Che Tex è e sarà sempre il dolore più bello che c'è. Niente sarà mai paragonabile a Tex. Nulla potrà, cioè, ha fatto sognare gli italiani come Tex. Nessun fumetto, nessuno, e fra 1100, 200 anni sarà sempre così. Sarà sempre l'eroe più bello che c'è. E chi ne parlerà male non capirà mai un cazzo di fumetti. Perché chi parla male di Dex non capisce un cazzo di fumetti. È così. Perché un fumetto come lui, lo dico papale, è così. Quanta gioia può dare questo fumetto? Vi sto mostrando questi spettacolari numeri. Ve li sto mostrando perché veramente. Ve li condivido, ve li mostrerò uno per uno. Nel frattempo parlo. Così insomma, doppio gioco il numero 6. Cioè. Io sono strafelice, me li ha dati fino al numero 16, perché poi ce ne aveva, cioè, nel senso, qui erano quelli messi, ce ne aveva pure altri, ma non erano messi mai, non me li ha dati, lo so che io, insomma, ci tengo a queste cose. Ripeto, nei commenti scrivetemi effettivamente che valore hanno, sono tutti quanti, dico la grande, eccoli qua, sono tutti degli anni 60, 64, diciamo. Il patto di sangue, ragazzi, io sono uno di quelli che ama Tex con la camicia rossa, eh. Sono uno di quelli che ama Tex con la camicia rossa, mi fa impazzire, lo amo di più. Quindi, ragazzi, questa è una storia che ho voluto dire su questo canale perché mi piace piacere. Adesso sono io, mi sono fatto
mi sono fatto carico di questo pesante fardello che ovviamente questi qua non li aprirò mai, rimarranno sempre chiusi perché devono essere chiusi. Sì, se voglio li leggo, che comunque li tratto bene i fumetti. È capace pure qualche numero, me lo rileggerò. Sempre con molta cura, sempre con molta attenzione, perché tanto questi fumetti, quando morirò, me li metteranno nelle tasche della bara. O se mi bruceranno, li brucerete con me. Ecco qua. Ragazzi, io sono veramente. Cioè, guarda, cioè non ce n'è. Io li ho visti perché, ripeto, uno per uno, tutti messi in questo stato. Tenuti con amore, con passione. Perché, e questo va rispettato. Quindi non posso far altro che rispettarli. Il Signore, che bellezza. Io questi ovviamente li ho letti tutti. Ho la collezione dei Tex Classic fino a 50, no, fino a 47, perché poi ho recuperati altri. Li ho letti, quindi li conosco. Il figlio di Tex, che poi negli di questo mese si fa, cioè, protagonista lui, no? Belle, figlio di Tex, spettacolare! Quanto erano belle le coperte, ragazzi! Poi la carta si sente, che infatti pure mio fratello prima la stavo sentendo, la carta è diversa rispetto a quella adesso, sembra tipo carta da F4, è proprio tutto un altro. Sfogliare questi albi è come stare vivere negli anni 60, di assaporare, però questa volta veramente gli anni 60. È un'emozione unica, ragazzi. Ripeto, poi magari non c'hanno valore perché saranno quinta, sesta ristampa, però ragazzi, io i meccanini quando li trovavo. Alcuni così, ma messi sempre malissimo. Non così, non contenuti così bene. E ripeto, non avevo neanche le copertine, ce le ho messe io. Perché non potevo mettere le copertine. Il primo ce le metterò, anzi, ne metto un altro. Tex l'Inter, guardate ragazzi, che spettacolo, ragazzi. È ancora che si parla. Di cosa parliamo? Vedete, è il più bello che c'è, in assoluto. Il più bel fumetto in assoluto d'Italia, italiano. Il re. Lui è il dio. Ecco, lui è il dio della carta. Sulla carta, lui è il dio. Non c'è niente di più bello di Tex, non esiste. Ditemi un fumetto, non è più bello di Tex, non potrà mai essere. Tex sarà sempre più bello. La gola segreta, guardate. Queste cover, come agli anni, io sono affascinato dai tempi passati. Questi fumetti mi danno ancora più amore per quegli anni, anche se non c'erano. Possibile che c'erano, quando erano i miei genitori questi fumetti. La montagna mi sta. Guardate che bello, questo è il penultimo, e poi il fuoco, che è una delle mie copertine preferite, tra l'altro, il fuoco, è l'ultimo di questa collezione che mi ha dato, che mi ha gentilmente, mi ha omaggiato per i miei 30 anni con questo regalo, questo mio amico, perché adesso, cioè vabbè sì, è un amico, uno che ti fa un dono del genere, oltre che essere un vicino, una bravissima persona. È un amico che mi ha raccontato questa storia, che io l'ho vissuta questa sua storia. E quindi questi fumetti hanno una storia che io potrò in un futuro raccontare e tramandare. A parte, ripeto, me li porto nella tomba, quindi c'è poco da tramandare. Però, ragazzi, eccoli qua. Non posso mostrarvi nel filo perché le copertine sono lisce, quindi mi cadrebbero tutti e si romperebbero. Non posso, dopo 60 anni, farli rompere così. Quindi, ragazzi, che vi devo dire? Che già. Questa già mi si stava un po' a vedere. No, perché purtroppo ho preso queste bustine che sono diverse da quelle che uso di solito. Vabbè, fa niente. Massimo di cambio. Quindi, ragazzi, questa è una piccola storia che ho voluto condividere su questo canale. Fatemi sapere, insomma, così, più o meno, cosa ne pensate di questi fumetti, insomma, che valore hanno, ma poco mi importa. È sto volontario informativo, non li venderò mai, però tante volte, insomma, visto che c'è anche il numero uno in quello stato, per sapere, insomma, che se hanno anche oltre un valore affettivo enorme, gigantesco, il più importante di tutta la collezione che ci sarà, che ci avrò. Perché un fumetto di fumetti che hanno 60 anni, che hanno fatto emozionare i bambini, i genitori, gli anziani, zii, parenti, amici, non hanno nessun hanno valore soprattutto, sopra il denaro, sopra ogni cosa. E adesso ce li ho io. Quindi, ragazzi, spero che questo mio video vi sia piaciuto, così, di intrattenimento. Mi è piaciuto condividerlo su questo canale, visto che è un canale che parla di fumetti, non potevo condividere un po' questa gioia che mi è stata fatta. E quindi, ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti. Io sono felice di questo recupero perché, ripeto, adesso è diventato il recupero più importante di tutta la collezione, quello a cui tengo di più di tutti. E
E niente ragazzi, fatemi sapere nei commenti quanto possono valere questi fumetti, che valore hanno, insomma quello che vi pare, delle informazioni ecco che mi potrebbero essere utili per sapere insomma quello che c'ho. Però come detto non li venderò mai, mai, mai. Quindi io vi mando un grosso abbraccio, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, condividete questo video se vi va. E fatemi sapere appunto, mettete mi piace al video, se siete interessati ai miei video iscrivetevi al mio canale che mi fa piacere. E io vi mando un grosso abbraccio e come sempre, come al solito, ci vediamo appunto al mio prossimo video. Evviva Tex, l'eroe più bello che c'è.